basta! Basta questa Italia! Basta questo governo! Ci hanno tirato via tutto! Che vadino a lavorare qua! Te chi che casino, che è un'ora che sono sulla a fare la fila per fare 10 minuti di strada! Cosa vuole che le dica? Io non sono di qua, io vengo dal Veneto e è una vergogna nazionale questa. Però non è questo il sistema per far sentire le proprie ragioni. È un gran casino. È l'Italia questa. Secondo giorno di protesta dei forconi a Como, secondo giorno di paralisi del traffico. Automobilisti bloccati in via Pasquale Paoli, una delle più congestionate, ma i disagi non sono mancati in tutta la città. Alla base di tutto, oggi come ieri, la protesta del movimento del 9 dicembre, che racchiude fra le varie sigle i forconi, i Cobas del Latte e il movimento autonomo degli autotrasportatori. Assieme a loro questa mattina anche numerosi studenti comaschi, pronti a distribuire volantini per spiegare le ragioni della contestazione. L'Italia si ribella e scende nelle strade e nelle piazze, si legge sui foglietti consegnati agli automobilisti, contro il far west della globalizzazione, contro questo modello di Europa, contro un governo di nominati. Ad ogni semaforo rosso i manifestanti entravano in strada per mostrare striscioni e urlare slogan tra camion e macchine in fila sulla via. Sul posto anche le forze dell'ordine per controllare la situazione e garantire la sicurezza. L'Italia si ferma, questo il titolo della protesta. A fermarsi però a Como è stato soprattutto il traffico. Sono in moto per fortuna. La coda? La coda uno arriva quasi grandate. Un'ora quasi. Dove? Di Quadra Camerlata. Arrivo dall'Urate Cacibio, sarà 40 minuti che sono in ballo. E adesso 40 minuti. Per fare? Dalla rotonda, penso 500 metri. È un disagio assoluto. I ritardi sussistono già da ieri e portiamo di media dalla mezz'ora ai 45 minuti di ritardo. Danno solo danno al cittadino senza fare nulla. Che non vado più al lavoro, sono in ritardo di 1 ora e mezza. E sono in ritardissimo al lavoro. Per me è una vergogna. Cosa risolvono facendo dei disastri? Ripercussioni non solo sulle arterie di accesso alla città dalla zona sud. Molti hanno scelto altri percorsi, come la Garibaldina o la Valfresca, per raggiungere il centro di Como evitando il caos di Camerlata. Ecco il serpentone di auto in via Nino Bixio, una delle strade alternative scelte dagli automobilisti per bypassare il traffico in zona Pasquale Paoli. Domani si replica ancora in via Pasquale Paoli, mentre giovedì mattina il presidio potrebbe spostarsi. Il movimento infatti vuole chiedere l'autorizzazione per manifestare davanti alla sede di Epitalia. È inevitabile che si forma la coda, Dando, ma noi stiamo rispettando il verde e il rosso. Qui c'è gente che ha preso le ferie per stare per venire qua oggi. Andate avanti. Sì, andremo avanti a oltranza. Fino a quando? Fino a quando non otterremo più che delle risposte e delle certezze da parte di chi sta a Roma.